Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi si prosegue su Car Mechanic Simulator 2018 e proseguiamo con la macchinina che devo restaurare, questa Tempest Magnum presa qualche episodio fa. Sono molto contenta di aver fatto questa scelta. Adesso vediamo perché avevo smontato nello scorso episodio quasi tutta la macchina, ma avevo lasciato il motore perché insomma non c'era più tempo. Ed è rimasto tutto il motore da smontare, quindi adesso proseguiamo e poi vediamo quali pezzi riesco a riparare per rimontare e soprattutto per ricostruire il motore. Partirò dal motore. Qualcuno di voi per caso ha già fatto questa macchina? Ha già restaurato? Oppure ce l'ha nella propria collezione? Se avete cambiato motore, perché mi pare che questa macchina dia la possibilità di cambiare anche motore. Adesso io la devo restaurare e dato che recupero i pezzi e li riparo, non sto a cambiare modello. Però guardate qua, opzioni di scambio. C'è tanta scelta, eh. Cioè, se fosse mia, che la dovrei tenere da collezione, probabilmente il motore lo cambierei. Però in questo caso non lo cambio perché se posso restaurare anche lui restauro giustamente riutilizzando i pezzi. Che se cambio modello poi magari mi mancano i pezzi, spendo di più, no, non me lo posso permettere. Per ora non me lo posso permettere, poi magari più avanti lo farò perché alla fine la macchina mia è, non è di nessuno, la devo restaurare e vendere. Quindi volendo lo potrei pure fare, ma non lo faccio solo perché per adesso, come vedete, i soldi nel conto non è che sono tantissimi e invece sono tante le spese da coprire per restaurare. Togliamo via il collettore. Allora, dobbiamo smontare la ventola per tirare via tutta sta roba qua, le cinghie, poi ok, adesso me la fa smontare. Pompa del servo sterzo, l'alternatore, la bobina, continuiamo di qua, tiriamo via le candele, pure le candele, oh, nonostante tutto, un po' non sono completamente scariche, qualcuna, vabbè, però addirittura ce n'era una al 51%. Oggi ci si dedica a quest'auto, poi vediamo perché la mia no, non la trascuro comunque, pezzi per pezzo, piano piano la sto ricostruendo. Magari se questo episodio non riesco perché questa macchina si prende tanto tempo, nel prossimo episodio aggiungerò qualche altro pezzo nella macchina che voglio tenere. Oggi smontiamo il motore e cerchiamo di rimontarlo. Vediamo se ci riesco. Togliamo questo. Anche con gli XP sto andando avanti bene. 23.313 XP, ne devo fare 23.500 e raggiungerò il livello 29, poi sarò a meno 1 dal livello 30, sto livello tanto atteso. Allora, qua ci sono due clip. No, ce n'è una sola, l'altra si è persa, quindi va bene. Smontiamo filtro del carburante.
Ingranaggi, albero. Togliamo le testate. Perfetto. Ora devo andare sotto la macchina. Aspetta, questo me lo fa tirare via. Gli altri no. Ah, questo sì. Gli altri no, perché i coperchi dell'asta, alcuni mancano, quindi riesco a tirar via. Ecco, questi no. Devo andare sotto la macchina. Ormai è quasi fatta, manca pochissimo. Tolto tutto? Sì. Ok. Vediamo in che stato sono i pistoni, che mi interessa molto questa cosa. Vediamo un po'. Oh, ce n'è uno al 56%, uno al 50%. Beh, quelli così al 50% li recupero. Li riutilizzo. E vabbè, gli altri niente. Devo andare di nuovo sotto. E ho quasi finito. Tiriamo via l'albero a gomiti. Blocco motore. Olè. Finito. Ho finito di smontare l'auto. A posto. Quindi, allora, prima devo vedere cosa monta. Il motore si chiama V8, due carburatori OHV supercharged. Ok, me lo devo ricordare perché lo devo ricostruire. Quindi andiamo qui al cavalletto, crea nuovo motore, V8, due carburatori. 0, questo è 0HV per esempio, ma a me serve l'altro, ci deve essere un altro modello, suppongo. Eccolo qui, questo confermato. Quindi io ho tolto il blocco motore, che è quello che mi serve per iniziare a costruire. Quindi andiamo a vedere se si può sistemare. Cerchiamo il blocco motore. Dove sta il blocco motore? Era messo così male? No, non mi dire che serve nuovo proprio quello già. Partiamo male. Allora, andiamo a guardare. Partiamo male veramente. Blocco motore. Perché non me lo fa sistemare? Blocco motore V8. Serio? Non è che l'ho saltato io. Ah no, infatti, e sto ciecata, raga, non lo vedevo io. 48, 56, 100%. Mamma mia, ho rischiato. Andava bene già anche al 56, perché sapete che io faccio questo ragionamento. Le macchine che vado a restaurare metto pezzi dal 50% in su, sotto no. Ma dal 50% in su li utilizzo perché ci sta come pezzo di seconda mano. È una macchina restaurata con pezzi di seconda mano. Poi quelli che riesco a riparare a nuovo, tanto meglio. Quindi questo ci sono riuscita. Mi sono preso un po' un rischio, però ce l'ho fatta. Ma mi sta venendo una curiosità. Per caso ho un blocco motore di qualità migliore di questo? Perché nel caso questo me lo tengo da parte, però vediamo. Se giusto per dare più valore all'auto, perché quest'auto comunque mi piace.
Questi pezzi che ho di qualità migliore, comunque non è che li ho comprati, me li ritrovo qui perché li ho trovati nelle casse, un po' in giro allo sfasciacarrozze li ho risistemati. Blocco motore, ma vediamo se c'è qualcosa. Blocco motore. E questo è molto simile, però il modello è diverso, è un V10. E questo mi sa che non ci sta manco, perché ha proprio il modello diverso. Poi se vado a mettere questo mi cambia tutto. Sì, è un modello diverso proprio. Vabbè, niente. Oh, ci ho provato, ci ho provato. Casomai c'era. Allora, installiamo questo blocco motore. Vabbè, facciamo come ho smontato, ricostruisco. L'albero gomiti V8. Vediamo se si può sistemare. Eccolo qua. 58%. Lo tengo così, non vado a rischiare perché prima o poi qualcosa rompo. 58% va più che bene. È funzionante. Albero HM 41%. Questo una sistematina gliela diamo. Va benissimo. Bene, adesso giro. Oh no, gli posso mettere. No, no, aspettate, gli posso mettere già i pistoni, giusto? Ok, questi sono recuperabili. Però le fasce del pistone no. Vediamo se ho qualcosa io. Adesso bisogna fare deposito, banco di riparazione, negozio, deposito, banco di riparazione, negozio. Alcune cose le cercherò allo sfasciacarrozze. I pezzi che so che più o meno trovo. Pistone. Vediamo cosa mi trova. Il pistone, non questo. Le fasce del pistone, queste qua mi vanno benissimo. Quindi recuperiamole. Pistone con biella. Pistone con biella al 52%. Quanti ne ho? Ok. Vediamo se ci bastano. Beh, è già un bel risparmio poter utilizzare questi. Forse bastano. Sono bastati. Allora, devo vedere se posso sistemare lo spinterogeno. Poi abbiamo la testata. Oh, sono tutte e due in condizioni abbastanza discrete da poter provare a riparare. Quindi, testata. Nuova! Al primo colpo 100%. L'altra va bene. Ah. Allora, queste cose mi servono, le sistemiamo perché tra poco le vado a montare anche. Sono pezzi che costano poco nel caso, però dato che posso ripararle, perché no? Quindi abbiamo detto... Allora, le testate e lo spinterogeno se lo trovo, ma lo spinterogeno è possibile sistemarlo? Mi sa di no. Eh no, me lo devo tenere così e vedere se ce l'ho io. Niente, lo spinterogeno non lo si può sistemare. Beh, vediamo se ce l'ho.
scritto spinte, spinte rogge, no, ce l'ho. Allora, questo c'è. Questo è al 12%, non si può sistemare, ma ce l'ho per fortuna. A posto. Ah, la clip, devo comprare una clip sicuramente, però vabbè. Spesa minima. Per ora non c'è ancora nessuna spesa, non ho segnato nulla. Ancora non ho segnato nulla sul foglietto delle spese che per tenerne conto, ecco. Sto recuperando le cose tra deposito e tavolo di riparazione. Mettiamo questo spinterogeno, quello messo un po' meglio. Rotore, il tappo, la clip B. Non, cioè, ci guardo, ma che io tenga clip in deposito non lo faccio quasi mai. Vado a vedere, ma non credo. Boh. Così, solo per curiosità. Clip. E invece ce l'ho. Dai, ce l'ho qualche clip. Clip B. Poi le altre sono A. Non ne ho tante, ma va bene. Fa il caso nostro. In questo caso. Ok, allora giriamo il motore perché ho sistemato un po' di cosine prima. Quindi, oh, te devi girare, come faccio? Ole. Così. E mettiamo queste cosine. I coperchi dell'asta vengono chiamati così. Vediamo se ne ho abbastanza. 1, 2, forse no. Coperchio dell'asta. Li ho finiti. Ma aspettate che mi è venuto il dubbio. Questo che condizioni ha? No, ok. Lo vedevo un po' rovinato, pensavo. Va bene. Allora, ne devo comprare due. Questi qua invece li ho. No, me ne manca uno. Allora, un supporto che comprerò e due coperchi dell'asta. Quindi già abbiamo le prime spesucce, ma sono proprio cose veramente da nulla. No, mi devi cancellare solo la U che è venuto fuori in più. Allora, uno di questo sono 38 dollari per me, perché per fortuna un po' di sconto. Ecco, coperchio dell'asta, coperchio, no, coperchio dell'asta, porca miseria, devo scriverlo. Due me ne servono, 72 dollari. Ok. Allora, il supporto che ho acquistato, coppa dell'olio che è mancante, 0HV o OHV, quello che è, coppa dell'olio V8, vediamo se ce l'ho da qualche parte, usata, nuova, quello che è, coppa dell'olio. Un po' di roba qua c'è. Eccola, questa, perfetto. È messa molto, molto, molto bene questa coppa dell'olio. 97%. Questo è fatto, ok. Giriamo quando lo prende. Bene, proseguiamo. Allora, devo aggiungere il collettore di aspirazione, che è possibile sistemare, più i collettori di scarico. Andiamo a sistemare questi due, anzi, questi tre pezzi.
Vediamo. 97%, questo qua, 99%, 95%. Bene. Volendo, sto risparmiando già, raga, perché questi pezzi tutti insieme così costerebbero, una bella spesa. Compressore volumetrico lo posso sistemare. Dove vado? Eccolo qua. 100%, mamma mia. Allora, aspettate che i carburatori dopo vanno su 80%, 63%. Ecco fatto, mettiamo i carburatori che ho appena sistemato. Che bello, la ricostruzione del motore così mi piace tantissimo. Non so a voi, ma a me piace tantissimo poterlo fare così, recuperando i pezzi. Allora, filtro della presa dell'aria. Vabbè, questi dai, li compriamo perché non è giusto mettere cose, i filtri usati, non lo trovo giusto. Aspettate che c'è un modello particolare, perché voglio vedere se qualcosa ho. Potrei avere. Che cavolo apri? Potrei averlo. Filtro della presa dell'aria. No, filtro della presa d'aria. Ok, sempre quello. Filtro della presa d'aria. Vediamo. Scrivo presa d'aria. Casomai ho qualcosa. Ecco, infatti, meno male. Ho qualcosa di più decente. Tengo questo per qualche macchina di qualche cliente nel caso va cambiato. Questo via, perché comunque i filtri non si possono riparare. Fortuna che avevo quei due. Perfetto, così va molto meglio. Presa d'aria. Non ci sono. Ah, questa manca proprio, la presa d'aria. Vediamo se ce l'ho. No, abbiamo questo tipo, vediamo tra i pezzi nuovi, un po' di possibilità ce l'ho ancora per vedere se io ho quel pezzo. Niente. E vediamo tra i ricambi di qualità. Questa. Oh, ne ho due, qualità più 1 e qualità più 4, però metto più 1. Quella più 4 la voglio tenere per il momento. La tengo magari per una delle mie auto. Vediamo. Più 1 va bene lo stesso, è comunque migliore della standard, è anche più bellina. Guardate che carina. Si vede che è diversa, eh. È già un pezzo più raro che siamo andati a montare in quest'auto. Filtro del carburante, bobina di accensione B. Filtro del carburante, guardo se ho qualcosa in deposito. La bobina, non so se la fa riparare. Sì, 100%. Filtro del carburante, vediamo se mi avanza qualcosa. Mi sta piacendo questa ricostruzione del motore. Volendo
voi cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti. Secondo me verrà una bella auto. Allora, filtro del carburante 47%. No, 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 dai, quest'auto merita di più. Trattiamola bene perché mi piace particolarmente. Vediamo se ce l'ho tra i pezzi nuovi, se no lo compro. Allora, carbù che faccio prima? No, niente, compriamolo, dai, lo aggiungiamo alle spese. Scrivo carbù pure qua. Se, ma che ha scritto? Ma che? Eccolo qua, filtro del carburante, io lo pago 27 dollari. Un po' di sconto. Lo montiamo subito e la bobina che ho sistemato come nuova. Poi devo controllare le candele e alternatore, pompa del servosterzo, vabbè, cose qui. Non manca tantissimo ormai il coperchio dell'asta perché devo mettere tutti i bilancieri, mi devo divertire. Devo vedere i bilancieri intanto se li ho. O li devo comprare, però raga, mi fermo qui perché non ho altro tempo a disposizione per questo episodio. Quindi continueremo la costruzione di questo motore e possibilmente l'installazione poi nell'auto per proseguire con tutto il resto e vedere dove si riesce ad arrivare, perché potrebbe essere un restauro questo piuttosto veloce che magari riuscirete a vedere in pochi episodi se non mi mancheranno i pezzi. Ovvio che se mi manca qualche pezzo la teniamo un attimo da parte finché non trovo i pezzi dallo sfasciacarrozze per cercare di risparmiare il più possibile, ma allo stesso tempo riuscire a guadagnare il più possibile da quest'auto che secondo me verrà una cosa molto molto carina. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se vi sta piacendo, se vi piace questo modello di auto. E vi ricordo di guardare in descrizione il link perché se siete interessati a comprare Car Mechanic Simulator 2018 trovate il link per acquistarlo su Instant Gaming scontato. Se volete supportarmi, guardate soprattutto i video che già mi supportate con le visualizzazioni. E se volete farmi crescere, iscrivetevi, lasciate tanti like. Partecipate appunto con i vostri commenti alle mie serie e se volete supportarmi con una donazione trovate il link donazioni oppure potete abbonarvi al canale. Grazie per la visione e alla prossima. Ciao a tutti!